Eccoci nuovamente insieme dopo il TG, pronti per la seconda parte di calcio.basket. E che seconda parte? Piena di promozioni. Eh già, piena di promozioni, ben due. E poi insomma c'è una squadra che è in corsa e vedremo insomma poi cosa farà. Comunque è stata protagonista di un grande campionato. Andiamo subito a scoprire chi è con noi. Dei super ospiti, allora è rimasto con noi il nostro Attilio Fabbri. Buonasera a tutti. È già un super ospite perché è quello che solitamente monopolizza i nostri messaggi. Grazie a tutti. Poi abbiamo con noi l'allenatore della Fiariccione, Mirko Taccola. Buonasera. Buonasera, buonasera. Buonasera e complimenti. E complimenti. Grazie. Poi, sempre per la Fiariccione, abbiamo l'attaccante Matteo Sartori. Buonasera. Buonasera a tutti. Buonasera Matteo, complimenti ovviamente anche a te. Grazie. Poi, per quanto riguarda la promozione, il girone F... Ancora per poco. Abbiamo per il Pietracuta l'allenatore Luca Fregnani. Buonasera. Buonasera a voi. Buonasera mister. Ovviamente rinnoviamo i complimenti, li facciamo al mister, poi... E poi, sempre per il Pietracuta, il centrocampista Fabio Roman Tommasini. Buonasera. Buonasera. Buonasera, buonasera. Ovviamente complimenti anche a te. Infine... Sempre per la promozione al girone F, per il Torconca abbiamo il difensore Simone Franciosi. Buonasera. Buonasera a tutti. Buonasera, grazie Simone. Per l'invito. Grazie a te. E il centrocampista Filippo Cipiccia. Buonasera. Buonasera a tutti, grazie. Buonasera, buonasera anche a te. Infine il nostro opinionista Giuseppe Del Bianco. Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera, buonasera Giuseppe. Allora, partiamo subito dalla FIA. Dicevamo, insomma, abbiamo due società promosse qui in studio, siamo molto contenti e immagino la felicità invece di Mirko e anche di Matteo, ma partiamo dal mister. Il coronamento di una splendida stagione, no? Questo punto che vi ha permesso poi sì, di... Sì, è stato un percorso lungo che comunque abbiamo sempre condotto piuttosto bene. Siamo partiti dalla prima giornata in testa, siamo arrivati in fondo in testa anche con un ampio vantaggio e poi a conti fatti ci è dispiaciuto doverci giocare dei play-off quando tu arrivi primo con 8 punti di vantaggio e rischiare di poi di non andare nella categoria superiore. Poi anche questi play-off comunque ci siamo arrivati bene anche fisicamente, abbiamo fatto 3 partite importanti anche a livello fisico e credo che sia stata questa la chiave di lettura per quanto ci riguarda. Insomma, i sacrifici che hanno fatto sti ragazzi dal 5 d'agosto e tutte le settimane con 5 volte al campo, credo che alla fine abbia pagato. Siamo arrivati bene a livello fisico, anche ieri abbiamo fatto una partita importante da quel punto di vista e alla fine abbiamo festeggiato. Penso un qualcosa di strameritato. Matteo, cosa vuoi aggiungere a quanto detto giustamente dal mister? E sono anche sottoscrivo anche quello che ha detto, perché insomma questo campionato con questa formula a me non è piaciuto molto, perché per me la prima deve andare subito su, cioè vincere un campionato e poi rischiare di non andare su secondo me non è proprio il massimo. Poi quindi... te lo dice uno che comunque è andato su. Certo, quindi figuriamoci cosa dirà quello che non va su, perché ho visto anche gli incroci, se l'Emilia Romagna va avanti rischia anche di incontrare il Livorno ai playoff, quindi cioè veramente c'è un tragitto lunghissimo, infinito, non è giusto, non lo trovo giusto. Io concordo. Matteo? Ah niente, purtroppo il format era così, quindi quest'anno... noi siamo partiti dal nostro obiettivo e siamo riusciti ad arrivare fino in fondo, quindi c'è solo da fare i complimenti a tutti e niente. L'avete vinto due volte praticamente il campionato, no? Perché prima siete arrivati prima e poi insomma siete riusciti a qualificarvi. Sì, affrontare le prime degli altri due campionati è stata veramente dura, ma alla fine niente, ce l'abbiamo fatta e sono stracontento. Ieri è stata una partita che la squadra ha proprio strappato con le unghie e con i denti e c'è solo da fare i complimenti a tutti i ragazzi. Vi bastava un punto con il Cittadella, però insomma non era facile andarlo a fare su quel campo. No, non era facile, soprattutto perché all'inizio dai, abbiamo avuto due palle gol importanti, una con Merciare e una con me, che ahimè mi è venuto istintivo di mirata una palla bella morbida in aria, l'ho stoppata bene col petto, me la sono ritrovata lì davanti, il portiere mi è un po' uscito, quindi mi è venuto istintivo fare il pallonetto morbido, è uscita fuori sopra la traversa.
E sbagliare quel gol in quel momento poteva o buttarmi giù mentalmente, invece l'ho preso come spunto e motivazione ancora per combattere contro tutto e tutti, e come hanno fatto i miei compagni fino alla fine. E quando ho fischiato il triplice fischio è stata proprio un'emozione, una gioia che era un po' di anni che non provavo. Anzi, l'ho vinto l'anno scorso, con 2 anni fa, con la Marignanese, però non è stato uguale perché si era fermato il campionato per Covid, noi eravamo avanti, quindi abbiamo vinto in questa maniera qui. Vincerlo così, vincendo il campionato nostro, poi andare a fare i playoff contro le altre prime, è stata, guarda, un'emozione unica. E chi aveva detto la settimana scorsa, ma non so, forse non vado, non vado, è lontana, Modena? No, dopo mi ha chiamato Andrea al giornale e mi ha detto devi andare perché non abbiamo nessuno. E quindi sei andato. Siamo partiti, allora andati. Raccontami che partita è stata. È stata una bella partita, lottata fino alla morte, loro sono partiti subito forte, hanno avuto un'occasione, anzi ieri il portiere Mordenti ha salvato 2 o 3 occasioni buone, tutti quei calci d'angolo che battevano, però c'è stato anche un gol annullato molto dubbio, perché a me dalla tribuna non era fuori gioco. A chi? A Ceccarelli. A noi, eh. Allora, a Ceccarelli. Sì, sì, a Ceccarelli. A Ceccarelli aveva fatto un bel numero Sartori, gli ha fatto filtrare una bella palla, aveva fatto gol, l'arbitro tra l'altro lo convalidava, il guardalinea ha sbandierato. Comunque la soddisfazione alla fine è stata tremenda. Il pubblico, i giocatori, quindi bisogna dirgli solo bravi, grazie a tutti per quello che hanno fatto. E c'è già chi li sta ringraziando, che è un tal Luca Carangelo che ci scrive, sì. Su Facebook, e dice: onorato di tutto il gruppo, uomini e giocatori fantastici, grazie a tutti, e poi mette un cuore. E poi scrive ancora: Mirko Taccola e Matteo Sartori, grandi guerrieri, onorato di aver condiviso un anno fantastico insieme. Quindi è stato questo un gruppo favoloso, tenuto fino in ultimo nonostante le difficoltà, hanno lottato fino all'ultimo minuto e quindi meritavano questa serie di ringraziamo. Tolgo l'occasione anche per ringraziare i tifosi del Pino, che tra l'altro venerdì sera fanno la cena tutta la squadra, attacca banda di Riccione, gli fanno la cena e la pagano i tifosi del Pino, quindi tutti i vecchietti, anziani, Villa e tutti. Ottavio. Vecchietti, vecchietti per modo di dire, perché quelli del Pino si può dire che vecchietto, 91 anni, però ancora in gamba, ancora lucido, ancora un tifoso accanito. Li ringraziamo in diretta, che meritano anche questo, perché è merito suo, che anche l'avevano deciso prima dei playoff, quindi anche se perdevano la cena era pagata. Bene, bene. Allora, chi ha dovuto fare praticamente giocare la sfida decisiva proprio nell'ultima giornata, scherzi del calendario, così come è stato anche per la terza di Cesena, no? Young Round, qui invece a livello un po' più di qualche categoria più in su c'è stata questa sfida importante, decisiva, tra Gambettola e Pietracuta. Per il Pietracuta era importante non perdere. E ci siete riusciti, mister, e così avete coronato il sogno promozione, una promozione tra l'altro, insomma, io aggiungo meritata, perché siete state una squadra di grandissima solidità e continuità. Grazie, grazie mille, sì, è stata una promozione storica, perché Pietracuta non è mai andato in eccellenza, e all'inizio dell'anno eravamo una squadra già collaudata, fortunatamente avevamo solo fatto qualche ritocco. Però sapevamo che c'era il Gambettola che continuava a inserire giocatori di categorie di livello superiore, il Torconca che piano piano completava l'organico, sapevamo che insieme al Misano eravamo forse tra le contendenti, non pensavamo di farlo con questa continuità, perché è stata la nostra, credo, la nostra forza, perché forse qualche pareggio, ma non abbiamo mai avuto un calo fisico, che magari invece altri, il Gambetto ha avuto 2 o 3 sconfitte, il Torconca sul finale magari ha perso qualche punto con qualche pareggio di troppo, noi siamo stati sempre primi o secondi per tutto il campionato, sul finale eravamo noi e il Torconca ha fatto qualche pareggio di troppo, noi nel recupero prima di Pasqua abbiamo vinto a Spontriciolo, e da lì forse abbiamo capito che potevamo farcela,
e poi un pizzico di fortuna che non guasta mai, forse nella partita più difficile tra le ultime, a Mercato Saraceno con Scott 2M, abbiamo vinto al 92esimo e forse era un segnale, anzi è stato un segnale. È stato un segnale. Allora Fabio, raccontami un po' questa bella cavalcata, insomma avete avuto delle contendenti come giustamente diceva il mister qualche istante fa, insomma accanite e forti, toste anche, no? come organico e come solidità, però in effetti avete dimostrato di avere quel qualcosa in più proprio sulla continuità, perché è lì secondo me che avete vinto, non so se tu sei d'accordo. Sì, esatto, la continuità e soprattutto anche il gruppo della squadra, perché è stato un anno molto difficile, tanti impegni e molti infortuni, perché ne abbiamo avuti parecchi, e dicevo il gruppo perché chi magari giocava di meno poi entrava, si è sempre fatto trovare pronto e ha dimostrato che non ha niente meno a vedere con chi magari gioca di più. E questo penso che per una squadra sia un punto di forza importantissimo. E l'ultima partita è finita appunto quella col gambetto, la 1-1, con i locali avanti, con Esposito al 24esimo del primo tempo, il pari del Pietracuta, griffato Fratti al 7° della ripresa. Mister, in quel momento, nei minuti tra il gol del gambetto e il vostro, che cosa hai pensato? Ma anche prima, qualche cosa dentro, diciamo che è meglio che stia stato dentro. Perché abbiamo sbagliato, diciamo, diverse opportunità grosse, un po' forse ci pesava un po' il momento. Poi alla prima occasione un cross in mezzo, abbiamo preso questo gol e successivamente un colpo di genio di Spadaro, secondo me, che per un pelo ci infila, perché ha fatto un tiro da metà campo che col portiere fuori, che è uscito di pochissimo, che se vai sul 2-0 forse un'altra partita. Abbiamo continuato, dopo 10 minuti un po' di confusione, siamo riusciti a riprenderci un attimo, abbiamo preso una traversa, abbiamo, diciamo, spinto finalmente all'inizio del secondo tempo che abbiamo pareggiato. Poi abbiamo provato anche a vincerla per non andare, certo, ancora al coso, però per non soffrire fino alla fine. Esatto. Dopo lì, diciamo, sul finire eravamo un po' tutte e due le squadre un pochino sulle gambe sul finire, sinceramente. Anche perché era un gran caldo, eh? Era un caldo, anche detto questo, incredibile. Era poi come giocare in piena estate praticamente, esatto, come clima. Poi quindi di tensione, poi noi avevamo anche circa 400 tifosi al seguito, ti danno carica, ma in alcuni momenti ti danno pressione. Un po' di pressione magari, però li ringraziamo perché in promozione credo che 400 tifosi anche molto organizzati, e gli faccio i complimenti, non ci sono da nessuna parte. È giusto che il gol, diciamo promozione, definiamolo così perché noi il pareggio è dato con l'abbia fatto proprio Fratti? Sì. Il vostro bomber. Il nostro bomber. Sì, Gianni è tanto tempo che lì ha fatto più di 200 gol. Quasi 200 gol, quasi 200 sulla Pietracuta, e penso che sia la chiusura di un ciclo perfetto, proprio il suo gol alla fine, vittoria del campionato. La griff giusta, no? Esatto, per questa storica promozione. Invece con Simone e Filippo dobbiamo parlare di questo 2-2 in casa dello Spontricciolo. Allora, autorete di Durante al 22esimo per il vostro vantaggio, poi pareggio di Brisigotti su rigore al 10° della ripresa, nuovo vantaggio di Pasolini al 13esimo della ripresa, pareggio definitivo ancora di Brisigotti, sempre dagli 11 metri al 43esimo. Allora, la prima domanda che faccio è: c'erano sti due rigori per lo Spontricciolo? Un po' dubbi, diciamo. Un po' dubbi come rigori, però comunque noi non siamo stati bravi, diciamo, a chiuderla quando abbiamo, nel primo tempo, nel secondo, quando abbiamo avuto le occasioni. E quindi col risultato così ancora aperto è un attimo. Hanno fischiato rigore, dopo è andata come è andata. Brisigotti, insomma, le ha trasformate, insomma. Sì. Bisogna anche farle dopo i rigori. E che partita è stata? È stata una partita sicuramente difficile, caratterizzata appunto da questi due episodi, questi due rigori. Poi noi non siamo stati bravi, secondo me, a mantenere il vantaggio,
e quindi abbiamo lasciato sempre aperta la possibilità allo Spontricciolo di segnare. E quindi sicuramente non era facile all'inizio e anche durante la partita è stata difficile. Adesso siamo pronti per preparare la partita che ci aspetta, carichi queste due settimane che adesso vengono e vediamo. Ricordiamo, insomma, voi affronterete tra due domeniche chi vincerà il confronto tra Misano e Gambettola, quindi insomma iniziano i play-off. Però chiusura della stagione al secondo posto con 53 punti, siete comunque soddisfatti perché comunque è stato un gran bel campionato anche il vostro, eh? Sì, un bel campionato, forse con qualche rammarico perché abbiamo iniziato un po' col freno tirato, dopo quando abbiamo ingranato siamo riusciti a fare tanti punti nella prima parte di campionato, abbiamo fatto tante vittorie consecutive e forse la seconda parte di campionato che un po' abbiamo lasciato qualcosina indietro, un po' troppi pareggi e dopo complimenti al Pietracuta che sono riusciti a far bene e quindi un po' di rammarico c'è, però adesso abbiamo l'occasione nei playoff, abbiamo la partita al 29 e quindi dobbiamo essere bravi a sfruttare questa finale, possiamo dire. Sì, sarà una vera e propria finale. Giuseppe, hai vicino due rappresentanti della tua favorita? Sì. Il Torconca, perché... Sì, no, però ne ho azzeccate due su tre campionati che noi seguiamo, quindi direi che la media è buona. Sempre detto che la Fia Riccione avrebbe vinto il campionato. Direi ottima, anche perché, insomma, il Torconca c'è stato un momento in cui sembrava davvero fosse lì, da qui immagino il rammarico, no? Sì, appunto sì. Dei ragazzi del Torconca. Ma poi per il gioco che esprimeva, per i risultati che otteneva, eccetera, eccetera. Però sapevo anche, l'ho sempre detto questo qui, che il Pietracuta, allenato da Luca Fregnani, che è bravissimo, secondo me non avrebbe mai mollato. E infatti è successo che ha vinto giustamente e meritatamente il Pietracuta, perché, come ha detto, i due giocatori del Torconca hanno ottenuto nell'ultima parte di campionato qualche pareggio di troppo. E quindi il Pietracuta è sempre stato continuo, poi con tutte le vicissitudini, come diceva Luca, del fermo del campionato, dei recuperi, eccetera, eccetera. Poi ha vinto, fra le altre cose, con la migliore difesa del campionato, perché sia nel girone F sia nel girone E di promozione hanno vinto due squadre che sono risultate come le migliori difese. La Comacchese, che era la mia favorita, che l'ho sempre detto, nel girone E ha vinto il campionato subendo solo 13 gol in 26 partite. Il Pietracuta ne ha subiti 14, miglior difesa, e terzo miglior attacco con 44 reti segnate. Ma quindi è vero, è ancora vero che i campionati si vincono quindi con le difese? Sono straconvinto. Infatti le statistiche dicono che le squadre che subiscono meno reti alla fine vincono i campionati. Meno male che non è così, sarebbe arrivati secondi. C'è anche l'eccezione, no? C'è anche l'eccezione, no? L'eccezione che conferma la regola. Beh, poi c'è Bomber Sartori che ci pensava lui dopo. Sono in parte d'accordo, è vero, però anche segnare è bello. Cioè, a me piace più segnare che non subire. Quindi mi piace prendermi qualche rischio in più. Ma questo è un mio modo di vedere il calcio, però certo, una questione di mentalità, insomma, per... è abbastanza numericamente abbastanza giusto, se subisci poco è facile che comunque arrivi in fondo. Poi scusa, volevo salutare Luca, lo volevo ringraziare per le belle parole e gli mando un abbraccio. Allora, qui abbiamo tanti complimenti, anche adesso poi andremo a leggere anche i messaggi. Io vi ricordo, cercate di scrivere soprattutto tramite SMS e WhatsApp, così possiamo anche far scorrere i vostri messaggi, li può leggere la nostra Mary. C'è anche un ringraziamento di Angelo Esposito per le parole di Sergio Franco di prima, che appunto grazie per aver dato risalto al lavoro fatto da tutto lo staff dell'Academy Cattolica 1923. Salutiamo Angelo Esposito perché si è parlato di giovanili. Allora, andiamo con qualche messaggio. Allora, in bocca al lupo al Torconca per i playoff, meritano la promozione, Marco. Crepi, speriamo, grazie. Grazie mille. Poi, vi sto guardando da Modena, ieri ero alla partita, complimenti alla FIA, ha meritato la Serie D, bel gruppo, da Ugo. Grazie Ugo. Ci vuole poi, da Modena, vedi? Meno male, i complimenti arrivano da là, qua arriva un po' di... Attilio è sempre molto critico. No. C'è un po' taccagno, però, per quanto riguarda i complimenti. Prima ha fatto un'analisi che non mi trova d'accordo perché
cioè dire che Mordenti abbia fatto sai che però una l'ha fatta bene, è arrivato una. Allora non litigate, allora non litigate, in chiusura sono arrivate le immagini, le abbiamo avute noi, sono arrivate le immagini, quindi in chiusura vedremo. E qua tutte le volte sembra che giochiamo, cioè siccome l'ho detto prima qual è la nostra filosofia, sembra invece che stiamo lì sempre a difenderci, coso, e invece la nostra filosofia è proprio l'opposto, anche fuori casa. Allora, comunque vedremo le immagini, quindi poi giudicherà il popolo da casa sulla parata, perché comunque già un tifoso ha scritto. Cosa dice? Infatti dice: un super portiere, quello della FIA, che già al 30° secondo ha fatto una parata da Serie A e poi subito dopo ancora. Sarà un attimo, mister. Dopo continuano. Vabbè, adesso chi l'ha messo lì per parare? Ragazzi, ma 90 minuti una parata, no, ha fatto quella bella parata lì che tiro, dai, che è passato, l'ha accompagnata. Intanto Sergio Mordenti è lì per fare questo, cioè questo è regolare, ma nessuno sta dicendo che abbia fatto male a parare. Fare una parata in 90 minuti va bene. Adesso comunque c'hai le immagini, certo. E tu potrai valutare da solo come sono andate comunque, le cose. Comunque se... detto che nel secondo tempo il portiere, se non c'era, era uguale, il Mordenti se non c'era, loro non hanno mai tirato in porta, mai pericolato. Però il portiere fa parte della squadra, quindi cioè, se il portiere salva, anche c'è un tiro difficile in tutta la partita, finisce 0-0 e lui ha salvato con la sua porta su quel tiro, bravo il portiere. Poi che ha salvato, dimentichiamo che è dal primo minuto, sì, appunto, dicono al 30° secondo. Allora andiamo avanti con i messaggi. Complimenti al mister Taccola, è riuscito a tenere il gruppo ad agosto ai playoff, da Paolo. Ok, ancora Fia. La Fia Riccione in Serie D dopo 12 anni. Complimenti ai ragazzi, Mario. Perfetto. Complimenti al Pietracuta, siamo in eccellenza. Adesso l'anno prossimo vi vogliamo in diretta con Radio e Icaro, da Andrea. Ok, va bene. Quindi insomma ci vuole una figura di un corrispondente anche da Pietracuta, perché giustamente Andrea, ma non solo lui, vogliono sentire anche i collegamenti da Pietracuta. Mi sembra giusto, insomma. Poi, Attilio, ieri a Modena che caldo, 33 gradi, in autostrada sfiorati 38, pranzo ottimo e servizio ancora di più, visto il risultato ottenuto dalla Fiericcio. Benissimo, ok. Perfetto. Qui c'era il messaggio per il super, sì, portiere della FIA e sì, dopo dicono, okay. Una partita giocata da subito a ritmi altissimi da ambedue le formazioni, solo nel finale è stata allentata la morsa e salita la tensione in campo. Poi... qua un, sì, altro messaggio, un complimento alla FIA Riccione per la Serie D, a nome della stampa complimenti anche al Cittadella Vismodena e al Corticella, le due emiliane hanno combattuto fin da subito in campo a testa alta, sia in casa che qua in Romagna, da grandi squadre che sono, senza rubare nulla a nessuno. Un grazie alla società per aver accolto la stampa con gli accrediti e avendoci consigliato il ristorante per il pranzo. Domenica, okay, ultimo atto per decidere la seconda saliente in Serie D. Sfida tutta emiliana. Un in bocca al lupo ad entrambe. Ok, andiamo col Pietracuta. Fregnani is on fire. Grande mister, sempre forza Pietracuta. Ok, torniamo in casa Fia. Volevo fare i miei complimenti a Matteo Sartori. Negli ultimi anni avrebbe meritato la Serie D già da un bel po'. Adesso mi auguro possa rimanerci a giocare. Perfetto. Grazie, vediamo. Grande Ramon Tommasini dal tuo Boots. Dal mio Boots? Chi è il tuo Boots? Buzz. Dirigente. Buzz, scusate. Buzz, no? Buzz. Chi è? Chi è? Vogliamo sapere chi è? Compagno di squadra. Esatto. Una persona, dai, importantissima per noi. È l'accompagnatore, diciamo che è la mascotte della squadra. Ok, perfetto, lo salutiamo. E il nome, sì, giusto come si pronuncia? Buzze. Okay. Poi, Curva Fiume, sempre presente, forza Pietracuta, sempre. Ecco. E poi è arrivato anche, vabbè, questo. Dai, leggiamolo subito, leviamocelo, dai. È bellissimo, e dice, nel blu, dipinto di blu, Mary, la più bella sei tu. Ma poi il bello arriva dopo, che dice, puntini sospensivi, un bacio, la mamma. Perfetto, ecco. Grazie mamma. Adesso da WhatsApp puoi bannare tutti i messaggi da quel numero che... Allora,
Andiamo a fare il nostro giro dei campionati. Giuseppe, qui siamo, cioè abbiamo finito di fare il nostro giro praticamente, perché sono rimasti solo i play-out e i play-off. E quindi adesso per l'ultima volta facciamo il nostro giro. Sì. Vengo da te. Partiamo dalla promozione girone E. Quindi partiamo dalla E. Allora, la Comacchese qui ha vinto il campionato come da pronostico, nonostante il Massa Lombardia gli abbia dato del filo da torcere fino alla fine. Massa Lombardia che andrà ai play-off e dovrà attendere la partita fra Reno e Mesola, cioè quindi la vincente di queste due squadre, poi andrà a disputare in casa del Massa Lombarda il playoff. Retrocedono Castrocaro perché ha ottenuto solamente 3 punti in questo campionato e il Bagnacavallo, mentre invece Fratta Terme e Riolo Terme andranno a disputare i playout. Buono il campionato anche del Cervia, che ieri ha rifilato 6 gol al già condannato ai play-out il Fratta. E qui c'è una notizia: l'allenatore Enrico Bonaccore, per scelta di vita, è ritornato a Ischia, che è la sua città natale, diciamo, è nato ad Ischia, e a giorni Bondi, che è il patron, che fra l'altro ieri ha anche giocato e anche segnato insieme a Ceccarelli. A proposito di quest'ultimo, smetterà di giocare, gli piacerebbe fare la carriera da allenatore, non si sa mai che possa potrebbe essere, iniziare la propria potrebbe Cervia. Iniziare proprio a Cervia. Bello questo finale qui Comacchese come da tuo pronostico. Esatto. Perché io ti rendo atto anche. Esatto. Andiamo nel girone F, invece rimango da te Giuseppe per farmi raccontare quest'ultima giornata. Ovviamente abbiamo parlato di quello che era la madre di tutte le partite, Gambettola Pietracuta. Che altro è successo? Allora, è successo che in questo campionato, per questi due episodi del Gambettola che ha fatto giocare dei giocatori che erano squalificati, praticamente ha perso 6 punti per strada, ma nello stesso tempo questo ha giocato a sfavore anche di chi lottava per la salvezza, vedi lo Spontricciolo per esempio. Pertanto Spontricciolo e Gatteo sono retrocesse nel campionato di prima categoria, mentre l'Asar Riccione e il Granata disputeranno il play-out. L'abbiamo già detto prima, per i play-off il Misano e il Gambettola, la vincente andrà contro il Torconca. Questo è l'esito finale di questo campionato. Certo che il Gambettola, come ha detto anche Luca prima, era partito con i favori del pronostico, perché aveva inserito giocatori di ben altra categoria nel suo organico. Alla fine è arrivato dietro il Misano e si è qualificato per i play-off, però poteva fare molto di più per l'organico che aveva in squadra. Certo. Mister, è stato un bel campionato, no? Abbiamo detto un campionato molto combattuto. Secondo te, visto che adesso insomma si parla di partite secche, no? Innanzitutto tra Misano e Gambettola chi rischia di più, perché poi comunque diciamo il Gambettola, ma il Misano ha fatto un ottimo campionato a sua volta, quindi è un'altra squadra che è sempre stata insomma nei quartieri alti comunque. No, adesso chi vince partita secca è sempre un terno all'otto, sono due squadre costruite con un'idea diversa, molti giovani nel Misano, tanti allenamenti con un maestro come il mister Urreta, che hanno un modo di giocare particolare, e il Gambettola invece è costruito per vincere con giocatori di categorie superiori, quindi sarà una bella partita. Chi vince non lo so, sicuramente il vantaggio di essere arrivati terzo, cioè il Misano in questo caso, e può essere un bel vantaggio. Però poi dopo c'è sempre da fare i conti col Torconca, che secondo me è un'ottima squadra. E lo dici perché sono loro due qui, oppure no, lo dico perché anche oggi il mister del Torconca molto sportivamente mi ha mandato un messaggio, quindi lo ringrazio e ho fatto l'in bocca al lupo anche a lui, come lo faccio agli altri, è logico. È un campionato che... Beh, è un bellissimo gesto questo, anche perché poi è un gesto diciamo privato, adesso lo rendi tu giustamente per scelta pubblico, però cioè lui l'ha fatto proprio come gesto di cordialità, insomma, quindi mi sembra di grande sportività. In campo e fuori, nei 90 minuti si dà battaglia, ma per il resto si è tutti colleghi, amici, e si fa per un obiettivo che è più che altro anche per divertimento soprattutto.
però onore a tutte e tre le squadre, purtroppo ne, solo una li vincerà, però dispiace per le altre, quest'anno diciamo è andato bene a noi, altre volte il Covid ci ha fregato a noi e un altro spareggio per andare in eccellenza ai tempi l'abbiamo perso malamente, il calcio è anche questo, però la perseveranza in questo caso noi, io 7 anni. 7 anni difatti, mi hai anticipato, 7 anni vuol dire che il Pietracuta ha un'idea, no, di diciamo di costruire a lungo termine, questo ha pagato, no Giuseppe? Fatto bene perché Luca, io lo conosco perché fra l'altro siamo originari dello stesso paese, ha fatto molta gavetta diciamo nelle serie inferiori ed è stato bravissimo perché è riuscito a coronare questo sogno di portare questa società nel campionato di eccellenza per la prima volta, però è un ragazzo che apprende molto, ha appreso molto, studiato, quindi merita veramente gli onori della cronaca perché non è un allenatore che sai, tipo Mourinho, diciamo così, prendendolo come esempio, che fa scena. Lui è uno che lavora a testa bassa, in silenzio, ma fa il suo lavoro. Il Pietracuta ha fatto bene a sceglierlo, cioè dargli fiducia. È da 7 anni che è Pietracuta, ha creato un gruppo buonissimo, perché lo so, perché conosco anche dei giocatori che giocano lì a Pietracuta, quindi tanto di cappello e a questo allenatore che secondo me ha meritato la vittoria del campionato, ovviamente insieme alla società e insieme ai suoi giocatori. Quindi anche per te è normal one, come lo descrive l'amico Riccardo. Io adesso non dico normal one o special one, però dico che è un allenatore che ha fatto molta gavetta, diciamo. E certo. Quindi è cresciuto imparando anche dalle categorie inferiori, perché hai allenato la seconda categoria, terza categoria, Sabudecio, tutti i settori giovanili, eccetera, eccetera. Quindi ha fatto un percorso, secondo me, e ha fatto bene Pietracuta a dargli fiducia. È vero. Mister, ti piace Normal One? Sì, ti piace come ti calza? Quindi ha fatto bene l'amico Riccardo. Sì. Lo ringrazio anche, ha scritto un bellissimo articolo. C'era un bel messaggio anche. Grazie Eva, faro del Pietracuta. Evaristi, un giocatore di Pietracuta, del Pietracuta, giocava a Cattolica da fuori quota qualche anno fa. È un ottimo giocatore del Pietracuta, come tanti altri, Fabio Ramon, adesso non sto a elencarli tutti perché devo dirgli solo grazie, perché è vero che io sono lì da 7 anni, ma loro mi sopportano da un bel po'. Anche loro, insomma, anche ti sopportano. Anche loro, esatto, quindi non è mai facile, perché dai, come abbiamo detto prima, 7 anni sono tosti, i giocatori è vero che sono cambiati, ma noi siamo partiti il 22 luglio quest'anno, perché l'anno scorso col Covid non sapevi come riprendevi quest'anno, in che condizioni eri. Abbiamo fatto un programma un po' particolare, gli infortuni non ci hanno dato molta ragione perché ne abbiamo avuti tanti, però diciamo che alla fine ne valsa la pena, però praticamente sono 10 mesi di lavoro, e perché noi poi non ci siamo, a parte quando ci hanno obbligato, mai fermati, perché anche l'anno scorso, quando è sospeso il campionato, noi a aprile abbiamo ricominciato gli allenamenti con il gruppo dell'anno precedente, confermando tutti. Ecco, abbiamo, continuità anche negli allenamenti. Sì, abbiamo fatto tutto aprile, una o due volte a settimana, niente, certo, perché non facevamo chissà che cosa. Tutto aprile, tutto maggio, e poi il 22 luglio ci siamo ritrovati tutti insieme. Ecco, invece vado da Taccola. Avete già parlato per la prossima stagione Serie D? No, sì. È troppo presto? Facci finire a festeggiare, poi. Vabbè, però magari sull'onda dell'entusiasmo. Del futuro. Sull'onda dell'entusiasmo? No, bisogna andare invece con la calma a parlare di certe cose, senza onde di entusiasmo. Cioè, se c'è da fare una programmazione va fatta seriamente e a bocce ferme. Anche tu, Matteo, ancora non sai? No, io al momento devo festeggiare ancora la promozione, poi si vedrà. Va bene, va bene. Allora, siamo in chiusura per quanto riguarda questa seconda parte di Calcio.Basket. Grazie al nostro Attilio Fabbri. Grazie a tutta la società, in bocca al lupo a chi deve ancora giocare, grazie a chi ha vinto, complimenti a tutti quelli che hanno vinto i campionati.
Grazie a Mirko Taccola. Grazie a voi, buona serata. A Matteo Sartori. Grazie, ci tenevo a salutare, visto che l'altra volta mi sono, tra virgolette, dimenticato, mio figlio e mia figlia, Leonardo e Allegra, e li mando un bacione. Li salutiamo anche noi. Grazie a Luca Fregnani. Grazie a voi. Grazie a Fabio Ramon e a Tomassini. Grazie a voi. A Simone Franciosi. Grazie. A Filippo Cipiccia. Grazie mille a voi. E al nostro Giuseppe Del Bianco. A lunedì prossimo. Allora, adesso andiamo a vedere la partita della FIA, così per la parata anche tutto quanto, a parte gli scherzi, poi dopo torneremo subito con le immagini da Sasso Marconi, e le prime immagini di festa, poi ne faremo vedere tante altre, e poi avremo un tris di Riminesi Doc per festeggiare il ritorno in C del Rimini, quindi insomma, non lo devo neanche dire, restate con noi. Stadio Allegretti, dove vivremo insieme in diretta sezione di Ferrara, i suoi assistenti Francesco Lanfredi, Sofia, il nostro Valeriani, ancora i padroni di casa con questo tiro cross, insomma tutti lì incollati allo schermo. Vediamo questa punizione con i nostri che provano a uscire dall'area, c'è fuori gioco, si alza la bandierina sulla sinistra per Ceccarelli, ecco Michael che parte, mette il turbo, Michael Ceccarelli. Azione in avanti del FIA, Riccione, palla per Capicchioni, Capicchioni converge verso il centro, palla per Sartori che sceglie la battuta corta con questo scambio, pallone che arriva nel mezzo, attenzione con Merciari, Manfroni che si è ripreso dalla botta, palla bella verso Sartori, 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 no! Ceccarelli sul numero 2 Galanti, pallone in mezzo, attenzione, esce mordenti con i pugni, attenzione alla diagonale, Mingucci dietro, ecco la palla che arriva, pallone che rimane, ma tiene la palla Matteo, va sul fondo, alza la testa, pallone in mezzo, Scarponi, Covili recupera Anchisi, bello per Merciari, fallo, come avanzano davanti agli occhi dell'arbitro, alta ancora Cannoni, pallone a cercare Sartori, attenzione palla buona, Ceccarelli, Ceccarelli, gol, no, no, Galanti si fa superare troppo facilmente il nostro Lollo, attenzione da fuori area c'è il tentativo di Mani. Fallo su Sartori, colpito al volto, e arriva il giallo per Papaianni. Giochiamo in 10 perché gli manca un parastinco. Fuori, l'avevo vista prima. Chi no. Per Scarponi, può puntare l'uomo, 1-2, arriva, sì, eccolo. Ancora trottolino Scarponi, area di rigore. Scarponi, Scarponi, la mette in mezzo e poi alla fine Chiossi. Secchi, Pigozzi salta, sulla seconda arriva Anchisi, Anchisi c'è il fallo. No, stavi fischiando arbitro, stava fischiando l'arbitro. È finita, sì, sì, è finita, Riccione in Serie D, è finita, prova di squadra, determinazione, cuore, lucidità, ci abbiamo messo tutto, un campionato fantastico, sempre in testa. Ci colleghiamo anche, andiamo negli spogliatoi. Eccoli, eccoli!